Su Italiana Radio, al Carletto Show di Scena al Cinema, tutte le proposte che vedremo nelle sale cinematografiche italiane giusto da oggi, e li andiamo a toccare una per una. Davvero ve ne voglio parlare di tutte, ad iniziare di questo nuovo film che vede protagonista la meravigliosa Meryl Streep, che concorrerà chiaramente per l'ennesima volta per l'Oscar prossimamente il 2 marzo su questi schermi. Grande Meryl Streep, una bellissima storia che la vede protagonista insieme ad altri attori famosissimi come Julia Roberts e come Ewan McGregor, una storia che ci riporta in questa campagna dell'Oklahoma, dove questa mamma un po' matriarca deve ricevere i propri figliuoli in occasione di una brutta malattia, e non sarà un bel vedere per i figli, per questa mamma un pochino particolare. Il regista è John Wells II, ci sarà stato un John Wells I, e il titolo è I segreti di Osage County, al cinema da oggi in Italia. Il secondo film di cui vi voglio parlare, meraviglioso, delizioso, arriva dalla Francia, tocca un attimino la storia, la leggenda, ma tocca anche un attimino le favole. Ebbene, se vi dicessi che si chiama Belle e Sébastien, vi dice qualcosa? Il regista è Nicolas Vanier. È la storia di questo ragazzino che nel periodo della Seconda Guerra Mondiale deve lottare veramente in maniera strenua contro i vari cacciatori, contro anche il proprio nonnino, perché vuole evitare che un cane, un cagnone bellissimo, un pastore dei Pirenei venga soppresso perché è stato, diciamo, accusato di essere il colpevole dell'uccisione di alcune pecore. Delizioso il film, ve lo ripeto, Belle e Sébastien, dal regista francese Nicolas Vanier, da oggi in Italia. E poi veniamo alla ricca, ricchissima programmazione del Cine Vittoria Locri. Ebbene, vogliamo iniziare da chi? Iniziamo per esempio, se vi parlassi di Dragon Ball Z, la battaglia degli dei. Allora, per grandi e piccini, prendete nota, solo sabato 1 e domenica 2 febbraio, esattamente alle ore 15:30 e 17, potremo assistere a queste nuove imprese per Son Goku e tutti i suoi Super Saiyan. Insomma, la lotta strenua, Dragon Ball, dal piccolo schermo al grande schermo, il passo è stato praticamente è già fatto. Quindi vi do l'appuntamento al Cine Vittoria solo sabato 1 e domenica 2, esattamente alle 15:30 e alle 17. E poi ancora, vogliamo parlare di Justin Bieber, dei suoi problemini nelle ultime settimane? Ebbene, capita a fagiolo questo film evento che potremo vedere solo al Vittoria martedì 4 e mercoledì 5, esattamente alle 15:30 e alle 17. Quindi per tutti i ragazzini e le ragazzine, i patiti insomma di Justin Bieber, ci sarà questo film evento dal titolo Justin Bieber's Believe. E arriviamo alla proposta di oggi. Se ci state ascoltando in diretta, ovviamente sarà giovedì, e quindi stasera due soli spettacoli, visto che il film dura esattamente 3 ore, dalle 18:30 il primo e dalle 21:30 il secondo. Signori e signori, udite udite, arriva il genio di Martin Scorsese con questo film che abbiamo presentato qui al Carletto Show già la scorsa settimana. La storia, una storia vera a quanto pare, di questo Jordan Belfort, questo broker cocainomane nella New York degli anni 90. Protagonista meraviglioso Leonardo DiCaprio, e insieme a lui fantastico Matthew McConaughey. Prendete nota di questo nome perché ne parleremo per un altro film che Carletto vi presenterà nel corso di questa trasmissione. Ribadisco l'appuntamento immancabile al Cine Vittoria Locri, ore 18:30 e ore 21:30, da stasera The Wolf of Wall Street. Right here, right now, un'altra delle novità del Carletto Show, un disco che piacerà tantissimo al nostro regista Ivan DJ, che ha fatto la sua apparizione solo adesso, perché è febbricitante, poverino, piccino, prendi l'aspirinina. L'appuntamento con Ivan DJ for Italiana Radio è al pomeriggio, appunto, di Italiana Radio, alle 19 di sabato. Riprenditi, Ivan, e pussa via se c'hai il microbo. La sigletta l'abbiamo sentita, torniamo al cinema. Voglio parlarvi di altre
uscite oggi in questo giovedì cinematografico, aspettando gli Oscar con grande, grande trepidazione. Vi parlo di questo film, un horror di quelli che piacciono al forte John Marciano. Si chiama Il Segnato, e il regista è sconosciuto, Giovanni, si chiama Christopher B. Landon. Praticamente Carletto lo spezza in due, ti spiezza in due, perché vi dico che è una continuazione di Paranormal Activity. Andiamo invece a toccare delle proposte italiane, perché il mio è un viziaccio. Io parlo poco degli italiani, sia come musica che come cinema. Forza Carletto, parliamo degli italiani. Si chiama La gente che sta bene, il nuovo film per il regista Francesco Patierno. Protagonisti Claudio Bisio, Margherita Bui e Diego Abbatantuono. La storia di questo avvocato milanese per cui va tutto bene, anche se in famiglia è un disastro. I figli proprio non lo possono sopportare. Lui parla troppo, la moglie è tutto un programma. Insomma, ma per lui va tutto bene. Va tutto bene. Licenziano un amico, va tutto bene. Va tutto bene, fino a che non licenziano lui. E allora lì mi sa che cambia un po' la situazione. Al cinema da oggi Claudio Bisio con La gente che sta bene. E infine, ma non per ultimo, noi ci lasciamo le ciliegine proprio per la parte finale. Ricordate, mezz'ora fa vi avevo parlato di Matthew McConaughey. Ebbene, favoloso questo attore, che non soltanto è protagonista di The Wolf of Wall Street, da questa sera al Cine Vittoria Locri, vi ripeto gli orari 18:30 e 21:30, ma è protagonista di un film che esce oggi, un film che ha avuto addirittura 137 rifiuti per una scenografia abbastanza forte e difficile, film per il quale il grande Matthew McConaughey è dimagrito 20 kg, davvero non lo riconoscevo nel trailer. La storia di questo personaggio, anche questa è una storia vera, che malato di AIDS è costretto ad andarsene in Messico per trovare dei medicinali particolari, non ufficiali. Mi viene in mente la storia, i problemi con attualissimi con Stamina. Ebbene, il film parla chiaramente dei disagi di un malato che prova a curarsi in maniera non tradizionale. Insieme a lui voglio ricordare la mia ex fidanzata, sì, un tempo stavamo insieme, Jennifer Garner, è ovviamente un film tutto da vedere. Da oggi in tutte le sale cinematografiche italiane il regista è Jean-Marc Vallée, e ho dimenticato solo di dirvi il titolo. Ebbene, prendete nota perché non lo dimenticherete facilmente. Si chiama Dallas Buyers Club.